mi trovo qui nell'epicentro dell'alluvione, dove qui proprio c'erano delle abitazioni che sono state letteralmente spazzate via. Come potete vedere, si sono aperte delle voragini. Qui c'era un'altra abitazione con all'interno una signora bulgara. Case sommerse dal fango, non si sa quanti siano realmente i dispersi e i morti, quindi aspettiamo che i soccorsi ci diano notizie. Nel frattempo si evacuano ancora tante e tante persone. Per Caserta Sera è tutto, Domenico Schiano.